sono Stefano, questa è la nostra rassegna My Life is a Stand-Up Comedy. Abbiamo scelto di proiettare dei contenuti inediti, contenuti originali, quindi in lingua inglese, e la fruizione grazie a dei sottotitoli di un gruppo di autori che ci ha concesso questi contenuti di comedysubs.org. Il bello di questo progetto è che è una rassegna che si estende dal 5 giugno al 17 luglio con periodicità settimanale ed è una rassegna di satira e commedia. Questo permette di affrontare dei temi molto controversi, ma temi che ci mettono in discussione, quindi ci piacciono. Il nostro sottotitolo era Per ridere di tutto e di tutti senza pregiudizi. Very worthy cause. But I got asked to do a benefit gig recently for sufferers of obesity. Well, she went, sufferers of obesity. I went, do you mean fat people? La rassegna è stata organizzata direttamente da noi per quanto riguarda la scelta e abbiamo curato i contenuti. Sostanzialmente il nostro scopo era stato in primis quello di dare la possibilità alla gente di accedere a questi contenuti e il secondo poi è stato quello di raffinare la scelta perché ci siamo dedicati sostanzialmente al mondo degli outsider in questo ulteriore universo della commedia. Quindi abbiamo scelto artisti uomini, artisti donne, artisti giovani, magari artisti meno giovani, ma che comunque rappresentassero il mondo dell'interpretazione teatrale, della satira. E è stato scelto contenuti di lingua statunitense, abbiamo contenuti di lingua irlandese, abbiamo avuto contenuti britannici, abbiamo avuto contenuti australiani, questo a coprire le realtà del multilinguismo. Stasera in particolare c'è un attore britannico, Ricky Gervais, lui è sostanzialmente il trend union di tutti gli artisti che si sono espressi in queste settimane nel nostro appuntamento settimanale, perché racchiude col suo stile, questo stile caustico ma intelligente, che vuole rappresentare la stand-up comedian internazionale, con poi la promessa che facciamo di organizzare invece una stand-up comedia qui, con attori in carne ed ossa e ovviamente dei protagonisti della nostra città o di chi si presenterà per supportare questo nuovo progetto. Loro hanno seguito anche la rassegna My Life's a Stand-Up Comedy e quindi penso che siano i migliori a poterne parlare. Ho notato, secondo me, nel mondo inglese, comunque per quello che riguarda questi stand-up comedy, che l'artista è spesso personaggio, non tende mai a essere persona, quindi quello che di cui bisogna distinguere, secondo me, è proprio quello, secondo me, l'incipit per poter capire meglio questo tipo di rassegna. E innanzitutto che capire che quello che dice magari non è quello che veramente pensa, ma è un costrutto. Che questa, attenzione, che questo non vuol dire che è artificiale, quindi mente, quindi è usato, ma semplicemente è un'esagerazione di quello che è la realtà. Fronteggiare direttamente queste tematiche senza filtro, vedere come il sarcasmo, la causticità, l'ironia le possa presentare in modo che quasi riusciamo a ridere di orrori, però per riprendere quegli orrori, per riprendere quelle tematiche, quelle battaglie e poi elaborarle. Quindi questo è stato il mio ideale di presentazione di una rassegna poi da proporre verso il forum. Non copriamoci gli occhi perché certe cose non ci piacciono, esistono, ma distruggiamole con una risata. Il progetto del Forum delle Politiche Giovanili è stata un'occasione straordinaria che ha offerto il Comune a Leoncavallo e ai giovani di finalmente poter prendere voce sulla progettazione delle politiche giovanili del Comune. E per cui è stata un'occasione straordinaria. Noi abbiamo costruito l'associazione apposta perché il Comune ha aperto un bando dove potevano concorrere tutti, anche i gruppi informali. E noi ci siamo candidati come gruppo informale e che quando siamo stati riconosciuti siamo stati costretti a fare il salto di qualità. Noi siamo all'interno di uno spazio occupato che ormai è occupato da tanti anni, fa parte di quel processo di tentativo di
di rivendicare questo spazio per la città, nel senso che ok, noi lo occupiamo, ma vogliamo essere riconosciuti come, come non come semplicemente gli occupanti, ma come chi anima questo, come chi anima questo spazio. E abbiamo anche in progetto quello di completare tutto il percorso verso il forum, in particolare con queste due rassegne, una dedicata quindi alla comicità, all'ironia, alla satira, quindi più di intrattenimento, mentre una seconda rassegna che in particolare si occuperà Giovanna, è quella dedicata alla documentaristica. Quindi è stata fatta una selezione di documentari dedicati al mondo della, della gioventù, un mondo che ovviamente è inevitabilmente rappresentato tra l'altro da questo spazio, perché i movimenti giovanili qui trovano da sempre sostanzialmente uno spazio dove esprimersi.